Buongiorno e buon lunedì. Lunedì, giorno della luna. La luna che tipicamente, anche come arcano dei tarocchi di Marsiglia, ha una faccia in luce e una faccia in ombra. E allora, perché oggi non guardare la faccia in ombra di noi stessi? Se osserviamo i social network o i messaggi che ci si scambiano, più o meno siamo tutti pronti a vedere la faccia in ombra degli altri. Ma la nostra? Allora oggi l'esercizio tende ad analizzare la nostra ombra. Troviamo tre constatazioni che riguardano il nostro lato ombra ed esprimiamole con noi stessi, scriviamole su un foglio. Troviamo dentro noi stessi tre lati che consideriamo ombra, perché l'ombra è per noi. Magari per altri quei lati sono luce. Troviamo tre lati ombra e guardiamoli. Non dobbiamo giudicarli, non siamo qui per cambiarli, non siamo qui per inondarli di luce, siamo qui per vederli. Tre caratteristiche nostre che esprimiamo nel buio, con il buio, negativamente, metto tra virgolette perché il negativo è un giudizio, è una percezione, non è un assoluto. Tre nostri lati ombra e li scriviamo su un foglio. Volete un esempio? Ufficialmente nessuno è mai invidioso, nessuno. Ma io ammetto senza difficoltà che ho momenti nei quali constato di provare invidia. Considero quello un lato ombra che però mi segnala qualcosa. Forse mi segnala che devo lavorare su me stessa per arrivare lì dove è arrivato qualcun altro che mi sta involontariamente provocando invidia. Insomma, tre lati ombra. Avete voglia di prendere a schiaffi qualcuno? Non fatelo, però constatatelo. C'è qualcuno che veramente vi fa venire i nervi? Io, per esempio, con questi video, constatatelo. Tre lati ombra. È il momento di prendere contatto con noi stessi, davvero. E buona giornata.